cervello questo. Cioè, tutti sabato a te le donne ti lasciano al letto. Mo scrivo proprio. Ragazzi, buongiorno a tutti, buon anno. Ci vuole buon anno. Che questa è la prima trasmissione dell'anno di Io le donne non le capisco. E tra l'altro una trasmissione del nono anno, certo, particolarissima, perché è una trasmissione al maschile. Tutti maschi, siamo soltanto e te in minoranza, guarda. Voi siete minoranza, voi due minoranza. Sì, che sì. Bella voce che c'hai con l'eco. Cioè, lasciaglielo, voi perché siete minoranza. No. Sì. Dai Simo, lasciali la voce così, perché è molto. Voi non siete mai in minoranza. Lascialo così. Oggi lo faccio. Va là così, dai. Ragazzi, la prima trasmissione dell'anno ed è un piacere, perché vogliamo partire col botto, in allegria. Abbiamo qui un ritorno, Fabio Massimo Colasanti, che è un chitarrista, produttore discografico, compositore italiano, e ha prodotto molti album di Pino Daniele, ma non solo, anche tante musiche da film, eccetera, bellissimo. Quindi parleremo un po' anche di Pino. Perché sono 8 anni dalla morte di Pino Daniele. E poi abbiamo il nostro Luciano Lembo. Ma che è Luciano Lembo? Quando io pensavo, Luciano è un attore comico, un poeta, un motivatore, ma è anche un grande cantante e un grande imitatore, cioè ce l'hai tutte. Ma sicuro che avete chiamato quello giusto? Il settore delle tasse. Abbiamo un collegamento importante, ragazzi, non poteva mancare, siete in tre, il quarto uomo, eccolo, Rudy. Ciao Rudy. Ciao a tutti. Inseminator. Scusa, Alberto sta un po' così oggi. Grazie. L'importante, io lo dico sempre, è diciamo così, circondarsi di amore, no? Quindi va bene anche quello. Io ho 4 figli, no, spiego perché l'inseminato. È bravo Rudy, perché qua ho 4 figli, però mi riproduco una volta ogni 5 anni solo, okay. Per banda albino. Però c'è un problema, è un grande produttore di maschi. Infatti c'è qualche gentil signora che vorrebbe avere un figlio maschio, gli piace avessero femmine, magari te lo do in privato, ci chiami, diamo il numero di telefono di Rudy. Ma poi volentieri scrivete per me. Senti, ma poi c'è un problema, quanti anni ha l'ultimo figlio? 7. E quindi stai sforando? Abbastanza recente. È che sono 2 anni che sono in letargo. Ma Oddio, quanto è forte. Quanto è forte. Senti, ma gli vuoi dedicare la canzone? A Rudy, dai. Ah sì. Eccola qua, guarda. E voglio... Per fare un albero. Vado su Umberto Muro, diceva. E voglio 2 gemelle. Belle. O maschia femminella. Bella. O vaglione bello come a te. O vaglione più carogne te. Bella, ma è una di quelle che non conoscevo. Stupenda sta. Ma quanti non ne conosci, Lucia? Umberto Murolo. Umberto Muro. Hai capito? Senti, a proposito di musica napoletana, scusa, no, perché visto che abbiamo qua il maestro, si parlava di Pino Daniele e credo che alla fine sia bello partire proprio da questo. Guarda che Roberto Murolo è uno dei veramente monumenti della musica italiana, non napoletana, perché io vorrei dire che la musica napoletana viene da noi italiani vista come un genere a parte, a sé, ed è un errore clamoroso, perché la musica napoletana è fondamentale per la musica italiana, è musica italiana, non è un genere a parte come se fosse il reggae. Rudy, addirittura gente come Jobim ha detto che la bossa nova esiste grazie alla canzone napoletana. Quindi pensa quanto è vero quello che dici. E adesso l'omaggio, visto che tu l'hai lanciato così, lo fa Luciano Lembo, guarda. Mamma mia, solo ste note, cioè. Okay.
la vola mille colura. Napola mille paura, Napola a voce re creatura, che saglia chiano chiano, e tu sai che non si sola. Mamma mia, qui c'è l'onda, l'onda, l'onda. Che emozione, guarda. Napola è adore mare, Napola è un solo amare. Mettiamoci dentro tutto. Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuna aspetta short. A Pino. Bravo. Ho visto, malinconica, bella. Hai colpito nel segno, Fabio. Massimo ti guardava e dice: ma questo come canta? Ma bene. È Rudy che ha mosso questa cosa, l'uomo della televisione. Rudy, hai visto Luciano quanto è bravo? Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Perché poi è vero, quando canta è ispirato, non tende ad imitare Pino Daniele, ma dalla sua interpretazione, che è una cosa. È una cosa difficilissima da fare, è una cosa, perché quando si cantano i cantanti come Pino, come Vasco, come Renato Zero, si finisce sempre per essere vittime di un'imitazione che viene quasi spontanea, a volte neanche cercata, ma è vero. Il modello è talmente forte, invece lui è molto bravo, complimenti. Devo dirti che hai detto una cosa bella, bravo. Niente, ne so giocato tutto il complimento. Basta, ne so giocato tutto. Mi scollego subito, ciao, arrivederci. No, ma volevo dire che questa cosa è una profonda verità, che sembra strana, no? Però Rudy ha ragione, io ho fatto questo spettacolo che si chiama Musicanti, dedicato a Pino, e per trovare 9 attori, è vero che avevo l'asticella molto alta, no? Perché comunque io sono stato 20 anni così con Pino, quindi... Però per sceglierne 9 ne ho visti 300, Rudy. E ti dico che 2 o 3 ancora non, secondo me non vanno bene, perché tendono o a imitarlo, e quindi hai perso già, perché non c'è storia. Oppure lo interpretano male. Okay. E poi devo dire che quei pezzi, io sai, da dentro non è che poi li vivevo, facevo i paragoni, però è proprio difficile cantarli. E come no? Perché fa subito il karaoke, diventa subito il karaoke, quindi ti trova uno che li canta, non li stroppia, però li interpreta, c'ha un po' di napoletano, però non troppo, cioè, quindi è difficilissimo cantare Pino. Oh, te l'abbiamo trovato. Infatti, prossimo 300, casting viene 300. No, ma 300. Bello, poi la cosa strana è stato più facile per le donne, non so perché. Ma gli uomini sono cascati tutti come pere, proprio, cioè, ma sono venuti veramente i più bravi, non faccio i nomi, sono venuti tutti nel musical italiano, quelli top. E io poi ero pure in difficoltà, perché oggettivamente non cantavano male. Venivano di là i regimi, dicevano: allora come sono andato? Bene, però non va bene. Dicevo: come va bene? Eh no, perché non c'hai... Cioè, come io lo spieghi, Alberto? Una roba... Il quid. E poi c'è una cosa che va detta, che è la cosa più bella che aveva Pino, ma che poi è estesa a ognuno di noi nel nostro lavoro. Quando tu sei davvero innamorato di quello che fai e quindi ci lavori ogni giorno per migliorare, per cambiare, non ti siedi sul tuo talento, ma lo coltivi ogni giorno, anche se sei grande, anche se hai avuto successo, anche se sei economicamente soddisfatto, continui a studiare, a migliorare, come fanno certi dottori, professori, insegnanti. Pino non era sempre lo stesso, no, negli anni si è evoluto, è cambiato tanto nel modo di suonare, nel modo di cantare, e quindi un'imitazione di Pino è impossibile, perché Pino non era mai uguale a se stesso, Pino era un enorme strumento musicale di enorme talento che variava ogni giorno. È vero, io per esempio alcune volte ero anche un po' in difficoltà, perché poi il mio lavoro era quello realizzativo, sai, e mi trovavo di ogni disco affrontare il disco nuovo, che ne so, si innamorava dei Madrigali, facciamo un disco dice vabbè, ma che, ma soprattutto anche dall'esterno ci pensavano che eravamo matti, e che io, che ero il suo esecutore, ero impazzito completamente, mi hanno massacrato. Mi ho fatto un disco in tempi non sospetti, elettronico, ma tipo Bjork,
che peraltro non andava nemmeno troppo bene, che se però lo senti oggi, stava, è ancora oggi avanti, per qualche intuizione strana lui spingeva da una parte. C'è stato il periodo lui di ricordi che si era innamorato di Jeff Beck, no? E abbiamo fatto un disco con tutte chitarre, ma non lo faceva mica, lo faceva proprio come diceva Rudy, per ricerca. Cioè io arrivavo in studio la mattina alle 10:30, noi lavoravamo tutti i giorni tendenzialmente, e lui stava con la chitarra in mano a studiare. Pensa. Ma studiava 8 ore al giorno, non è che... E quindi sai, quello ti porta giustamente artisticamente a esplorare mondi nuovi, eh. Però la gente da casa che vuole sempre Napulè, Dubino No, pensa questi sono scemi completamente. Invece lì c'era proprio una ricerca mirata, perché, ma non per noia o perché si stancava, proprio perché era curioso. Meraviglia, bello. C'era un'intervista, Rudy, voglio avvalorare quello che hai detto, di Pino Daniele, che nasceva da dentro, l'intervista su Napulè, un classico grande, come nasce questa canzone? Giorni fa l'ho visto in televisione, e lui ha detto con Natale, per caso, stupendo, sì, cioè nel senso nascono le cose così. No, ma poi io parecchie volte mi sono trovato che lui arrivava la mattina, senti che ho scritto, e dice, porca miseria, mi faceva sentire delle cose meravigliose, e poi sparivano. Facciamo, chi se la ricorda? Ma come chi se la ricorda? Mannaggia la miseria. Perché non segnava? Non, ma no, non poi... perché ne faceva talmente tante, tutti spunti meravigliosi. Poi, ma anche sui dischi, i soli di chitarra che voi sentite sui dischi, che ormai sono diventati iconici, non necessariamente erano i soli più belli che io ho registrato, perché lui, con questo fatto di migliorare e di studiare alcuni pezzi. Che male c'è, per esempio, il solo di chitarra? Io ce ne avrò 200, ma 200 veri, eh? 200. E l'ultimo che è andato sul disco, che poi si è sentito tutti, è quello che abbiamo fatto la mattina del mix. No, perché vabbè. È arrivato a sentirlo, dice: ma io posso far meglio? Io sì, ho capito che può far meglio, però non finivo più. E ne ha fatto uno che poi è rimasto, ma ce n'erano altri molto più belli. Quindi era proprio un continuo. Se non... Comunque Sonia, casualmente abbiamo una chitarra, tra un pochino forse la mettiamo tra le braccia. Dai, ma ce l'hai in macchina? Ce l'ha bene tra un pochino, ci vuole poco. Ma io voglio farlo sentire a Rudy. Puoi lasciarla a casa. Tra un pochino? Se no mandiamo qualcuno, chi è che può dopo, quando c'è la pubblicità, quello di un'ora andiamo a prendere. Senti Rudy, ma tu che rapporti hai avuto con Pino? Guarda, io ho avuto, io sai che non riesco a non dire la verità, quindi ho avuto un inizio di rapporto molto complicato, perché Pino è sempre stato un uomo di grandi, quando lui era convinto di qualche cosa lo difendeva ed era il suo bello, no? Poi alla fine fino alla morte non c'era proprio la possibilità di fargli cambiare idea, era veramente in modo, l'ho capito dopo, poi in modo anche puro, convinto di una cosa, e quella cosa da lì non lo smuovevi. Quindi all'inizio c'è la parte di conoscenza dove abbiamo avuto parecchie discussioni, parecchi confronti. Lui non era un uomo che ormai si era abituato anche a fare molto da solo, perché sai, la discografia aveva un ruolo sempre più marginale, sempre più limitato nel destino di un artista, e quindi lui giustamente ormai aveva l'esperienza per poter fare da sé. Dopo un po' ci siamo capiti e c'è stato un rapporto bello di due persone che sapevano che uno non avrebbe mai fregato l'altro, e quindi io il poco lavoro che ho potuto fare per lui è stato un lavoro bello, perché ecco, una cosa bellissima, con Pino si parlava prima di musica e dopo di business, sempre, e non è una cosa di poco conto, perché con tanti altri invece prima c'era il quanto e poi c'era il cosa. Lui ci metteva sempre il cuore e la musica prima e poi tutto il resto. Sì, è vero, è vero. Che bellissima testimonianza. Ha detto una frase bellissima, io vorrei mettere in causa, adesso chiamare in causa Loredana. Sapevamo che l'uno non avrebbe fregato l'altro, sì. Cioè la base della coscienza, credo, no? Ho pensato... dell'autenticità nelle relazioni.
Il problema è che non siamo autentici. Quindi quando... Cioè l'umano non può essere l'essere umano può essere autentico. Assolutamente sì. Quindi quando lui parla dei 5 anni dice la verità. Cioè? Cioè? Come che ogni 5 anni... che sono 2 anni di fermo, come si dice. No, mi rifaccio al tema, un pochino, certo. Il tema della puntata che tu dici, ci vuole volontà. Che non ho ancora detto, lo so, ancora però... non ho avuto modo di parlare del tema della puntata. A proposito, 3775-104-500... Buoni propositi per il 2023. È vero che uno legge l'oroscopo, va cercando i segni come l'anno, è l'anno del mio segno o meno, però la fortuna non basta, serve la volontà. Quali sono gli obiettivi fattibili però, che vorreste realizzare? Eccola, io su questo, quindi... questo è il punto. Lori, scusa che io mi riferisco a te, ma la volontà, un essere umano che è imperfetto proprio perché è un essere umano, che volontà può avere che non dà fastidio al prossimo? La mia volontà, qualsiasi volontà, sicuro che non c'è un po' di egoismo e quindi che fa male al prossimo. Che vuol dire volontà? Scusami. Guarda, allora dipende sempre dall'accezione del termine egoismo. Allora noi solitamente lo vediamo in maniera negativa perché lo leggiamo come la prevaricazione dell'altro. Di fatto l'egoismo è il tendere al proprio soddisfacimento nel rispetto dell'altro, perché se tu rispetti l'altro, cioè la tua libertà del resto termina nel momento in cui vai a ledere un'altra persona. Okay. Se c'è questa dimensione di rispetto, la volontà è lecita, assolutamente. Okay, sì, e poi sì, ricordati sì, che l'uomo è l'artefice del suo destino. Capito? Io farei un appello a tutti quanti gli alimentari di Roma di togliere le offerte dei panettoni a un euro. Pensa di comprarli, no, per, no, fare colazione. No, invece a proposito degli auguri, no? un buon anno, quello che è il tema della puntata, quelli che ti scrivono a te famiglia non sanno manco chi sei, a te famiglia. Come se ti dica a te tua sorella. Manco se c'ha famiglia, capito? Magari è un'offesa, oh. Vai. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei troppo lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito, c'è una grossa novità. Noi siamo ancora qui a Radio Radio e qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, parlatene voi, compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino la finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. La poco da dire, del tempo ne rimane. Ritornello! Va bene. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra e continuare a sperare. Andiamo alla chiusura, allora. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando e questa è la novità. Ma hai capito che banda di matti, Rudy? Ci voleva il dubidè, ci voleva il dubidè, il dubidè. Infatti sono dispiaciuto di non essere lì, anche perché avrei a parte te, so, no, anche, allora, diciamo, avrei salvato le donne, gli altri li avrei chiusi in studio e buttato via la chiave. Senti, no, abbiamo... invece volevo dire una cosa seria, Sonia, ci tengo molto. Stanno arrivando dei messaggi degli ascoltatori, io li sto leggendo tutti mentre sì, ascoltavamo la bellissima canzone di Lucio. Un messaggio più bello dell'altro, dei propositi veramente belli, di cuore, veri, che sono molto interessanti. È vero, mi dici il tuo proposito, però dobbiamo andare a dare 2 consigli per gli acquisti. Nel frattempo tu scappi giù, caro, e vai a prendere la chitarra, perché mi farebbe piacere far sentire a Rudy che poi dopo c'ha i figli a casa, mo li tieni tutti chiusi in una stanza. Quindi, vado. 2 consigli per gli acquisti, aspettaci.
la tua casa. Freddo, caldo, sporco, restano in strada. Modoal, Modoal, è bello godersi la casa con te. Modoal, infissi Schuco che durano nel tempo. A Roma e Passo Corese. Il tuo preventivo su modoal.it. Se ti dico come risparmiare sulla spesa senza rinunciare alla qualità? Va bene! Ne parlano tutti! Chiudi gli occhi, ti porto da... Aspetta, indovino! Iper la spesa! Il risparmio ad occhi chiusi! Ma com'è che sai tutto? Dai, andiamo a scoprire le offerte! Fino al 18 gennaio, bistecca con osso di bovino adulto, 99 centesimi letto. Minestrone La Valle degli Orti, 400 grammi, 99 centesimi. Acqua rugiada, 1,5 litri per 6, 99 centesimi. Iper la spesa è sulla bocca di tutti! Vieni a scoprire offerte mai viste! Iper la spesa! Il risparmio d'occhi chiusi. E non è ancora salito, Luciano è andato a prendere la chitarra, capito? Rudy, senti, ma i tuoi propositi dell'anno, visto che ci siamo? Ah, bello. Non c'è Rudy? Caduta la linea. Caduta la linea. No, c'è. C'è, eccolo. C'è. È andata a prendere la tazza di tè che stai vendendo, no, la colazione. Sto preparando le colazioni per gli zerbini. Stanno dormendo. Ma ancora il mio proposito, allora vorrei, mi ha colpito tanto una frase che ho letto ieri di Gianluca Vialli. Una frase che mi ha veramente così cambiato un po' tutto, una frase che diceva che nella vita non abbiamo tempo da perdere con altre cose che non siano le cose che amiamo fare e le cose che ci fanno stare bene, no? Invece, a dire il vero, noi nelle nostre giornate perdiamo un sacco di tempo e anche di benessere nel fare tanto altro. Non parlo di lavorare tanto, lavorare poco, parlo proprio anche di energie che sprechiamo negative nell'arrabbiarci, nel fare tante cose. E questa cosa che c'è poco tempo e che bisogna fare quello che chiamiamo, che ci appassiona, mi ha fatto pensare che quest'anno vorrei dedicare tutto il tempo che posso dedicare solo a quello che mi fa stare bene, perché quello che ci fa stare male non merita il nostro tempo. È proprio vero. Quello che mi... Ecco qua. Vai. Volevi dire qualcosa? No, è una cosa che fa venire da piangere, per quanto è ben condivisibile questo concetto. C'è questo, quest'altra frase che è stata pubblicata di Gianluca Vialli, è l'importante non è vincere, è pensare in modo vincente. La vita è fatta per il 10% da quel che ci succede, per il 90% da come lo affrontiamo. Devo dire che è stato un grande anche in questo, perché ha dato una grande... segnale sia lui che poi devo dire anche Mielovic. E questa cosa Sonia mi ha fatto pensare, mentre aspettiamo di ascoltare, è arrivata la chitarra, la non trovata. Ancora no, sta andando giù, no, però mi ha fatto pensare a una cosa che io trovo interessante. Non so se anche voi avete questa impressione. Noi viviamo tra i vari propositi, no? C'è anche quello di essere un po' meno affrettati nel giudicare le persone, nel sentirci meglio, nel sentirci... questo stereotipo, per esempio, del calciatore ignorante, no? Tra virgolette, del calciatore che non ha studiato, del calciatore che non ha... che è molto insito in tante persone, mi fa pensare che frasi, persone profonde come lui... come Roberto Baggio, come tanti altri calciatori che abbiamo scoperto negli anni averci insegnato tante cose, è una cosa bella, profonda, perché magari uno prima, purtroppo a dire il vero, prima della scomparsa di Vialli, prima della scomparsa di personaggi, noi certe cose neanche magari le avevamo mai sentite, le avevamo mai neanche lette, non avevamo un'idea al 100% di persone così, e quindi secondo me dovremmo imparare a giudicare un po' meno
in modo meno superficiale. Sono d'accordissimo. Tra l'altro volevo dire, e questo è un altro motivo di riflessione, è che non è solo che è morto un calciatore, è morto un grande uomo, che quello che si legge, si sta leggendo, no? Sia dai suoi amici a Londra, in Inghilterra, in Italia, cioè è stata una grande persona. No? È stata una grande persona. E questo stamattina ragionavo in macchina mentre venivo qui in radio. E, con tutta la cattiveria che c'è in giro, no? Tutta la gente rosicona, cioè l'odio, questo odio che è un continuo, no? Che vedi ovunque. E, questa grande cattiveria, vedi che poi alla fine la gente, le grandi persone, no? Sono quelle che danno lealtà, sono leali, danno tanto nell'amicizia, nei rapporti con gli altri. Sono empatici, poi alla fine sono quelli che restano nel cuore, no? Questo sì. È una cosa sì. Che richiede grandi spunti e grandi riflessioni. Sì, è vero, ti cambiano la vita. Le persone che ti hanno trasmesso qualcosa, giustamente, sì. Come dici te, io posso essere invidioso di qualsiasi, poi so che mi ha trasmesso qualcosa e io me lo ricordo con un sorriso. Sono queste hai le ragione, persone, le belle ragione. Persone, ci le ricordiamo persone. Delle belle persone. Oggi sta diventando quasi anomalo il fatto di essere una bella persona. Ma forse ce lo dimentichiamo e lo siamo comunque? Lo siamo comunque, ce lo dimentichiamo che siamo belli, Loreda? Uno oggi... dovrebbe, sai... puntare più sulla parte positiva, proprio come anche come modo di affrontare la vita, il bicchiere sempre mezzo pieno ma è mezzo vuoto. Questo approccio sicuramente ti fa vedere il positivo in te e negli altri. Sai, in realtà è che questo modo di comunicare che c'è oggi anche attraverso i social, che io uso tantissimo e hanno tanto di buono ma anche tanto di brutto, sì. Un'offesa, un insulto fa molto all'inizio più rumore di un complimento, di una bella parola, di un dire qualcosa di bello. Quindi la gente sta pensando e sta imparando, sbagliando, che ci si fa notare, che si ha più attenzione con un vaffa piuttosto che con un concetto, piuttosto che con un pensiero, con una carezza, e questo sta rovinando tanto il modo di comunicare, motivo per cui poi passa tanto del brutto e poco del bello. Proprio vero, proprio vero. Allora, Fabio Massimo con la chitarra, dai. Proprio per fare un omaggio, no? Pazzo, voglio essere chi voglia, uscite fuori da casa mia, io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta, e lo so che sono un errore, non mi date sempre ragione, la vita voglio vivere un giorno da leone, e lo Stato non mi deve questa volta condannare, perché io sono pazzo, lui le poteva dire, io no. Lui poteva dire, bello, io no. Di Fabio Massimo dal vivo. Fabio sei il massimo, Fabio sei il massimo, bello, Fabio bello. Sei il massimo. Quando ero giovane. È commovente, vero Rubi? Sì, sì, perché poi c'è anche questa cosa della difficoltà dell'essere diversi, no? Diciamoci la verità, tutti noi che siamo in studio in questo momento, in un modo o nell'altro, siamo visti dalla società convenzionale come diversi, perché ognuno di noi fa una... È vero, eh? Non c'è... Per la società cosiddetta normale, nessuno di noi, quanti siamo? Sei? È normale.
diciamocelo. Potrebbe essere. E il fatto di essere visti dagli altri come pazzi, in qualche modo, strani, diversi, è una condizione umana molto particolare. Però quello che ci insegna Pino Daniele è che a volte... Lasciatemi essere pazzo, non mi scassate. Rudy, non è un caso che un grande psicoterapeuta, Jung, disse: portatemi uno normale, ve lo curerò. Ha detto tutto. Questa cosa mi fa tanta paura. Mi fa tanta paura, ma è così. Sonia, io volevo approfittare di Fabio per una cosa. C'è stato un film che a mio avviso è veramente una questione di psicologia vera sull'amore. Pensavo fosse amore e invece era un Calesse. Tu hai lavorato con lui in quella canzone che era... No, io non c'ero ancora, era... Mamma mia, bella, ragazzi, da pelle d'oca. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca. Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando. Na 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 na, na 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 na. Non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora. E qui, come se non si può citare, continua Fabio, il grande Massimo Troisi, che diceva: o sai come fa cuore quando sei sbagliato. Bellissimo Massimo. Bello Massimo Troisi. Mamma grazie. Mia, bella, che bello. Bravi, che emozioni. Oggi si vede di emozioni. Rudy, tu te ne devi proprio andare? Io perché devo andare, ahimè, ma vi ascolterò perché adesso vado agli studi. E quindi sono in auto e vi ascolto. Così vai via. È stato molto simile. No, prego. No. Senti, per bilanciare, dopo così vai via, puoi fare un Maracaibo. Ma che è sta cafonata? Dai, maestro, fai un Maracaibo, che vado via con te. Dai. Grazie. Maracaibo, oh, mare forza nove, fuggire sì, ma dove? Sassà. E basta così. Rudy, ti aspettiamo in studio, però, con grande gioia. La prossima volta, stesso gruppo, ci sarai pure tu. Così proprio va bene. Un bacio, no, tanti auguri. Per la prossima volta, prepara Tropicana. Va bene. Ciao Rudy. Allora, 3775 104 500. Buoni propositi per il 2023. La fortuna non basta. Ci vuole anche tanto impegno. Quali sono gli obiettivi fattibili per quest'anno per voi ascoltatori? Poi vi diremo anche i nostri. A tra poco. Io le donne non